Ciao ragazze, oggi parliamo di vitamina C. Qual è la vitamina C più efficace? E è davvero efficace? Quindi ha senso utilizzare un siero, un prodotto, un concentrato di vitamina C? Oppure non serve a niente perché la pelle non è in grado di assorbirla? Vediamoci chiaro. Per chi non mi conosce, sono Martina Bindi, ho quasi 54 anni e da oltre 30 anni sono nel settore beauty come estetista. Tutto quello che dico in questo video non è frutto della mia immaginazione, ma bensì della ricerca che vi lascio in descrizione. E può essere davvero interessante perché forse può farvi risparmiare un po' di soldini oppure può farvi spendere dei soldi in modo un pochino più oculato e realmente utile alla pelle. La vitamina C è davvero così efficace? È in grado la nostra pelle di assorbirla? Innanzitutto la vitamina C ora va in grande moda, è una grande tendenza, se ne parla tantissimo, tra l'altro in modo anche piuttosto confuso, ma sì, la vitamina C è splendida per la pelle, però ha bisogno di due caratteristiche importanti. Partiamo da quelle che sono le sue proprietà. La vitamina C, meravigliosa ora con i raggi solari, poiché permette alla nostra pelle di non subire così tanto lo stress ossidativo provocato dai raggi. Quindi il danno che noi riceviamo se utilizziamo giorno e sera la vitamina C è davvero limitato. Quindi la vitamina C riesce a contenere, a contrastare lo stress ossidativo fotoindotto dai raggi. L'altro è che migliora la performance della sintesi di collagene, preservando il più a lungo possibile quello buono. Vi ricordate, no? L'equilibrio fra collagene che poi invecchia, viene fagocitato e digerito dai nostri enzimi, dalle nostre metalloproteasi. Altro aspetto è quello che controlla le metalloproteasi, quindi riduce l'attività delle metalloproteasi, così come controlla le macchie, controlla la sintesi di melanina, perché va ad agire direttamente sulla tirosinasi, che sarebbe quell'enzima che attiva la melanina e quindi che favorisce la formazione di macchie e discromie. Ma tutte queste funzioni che provate in provetta, no? Sono poi reali sulla pelle? Sì, a patto che si abbiano due caratteristiche. La prima è la stabilità della vitamina C, perché essendo un antiossidante la vitamina C si ossida alla luce e si ossida con il calore. Infatti questo crea un po' di confusione perché in tante mi dicono: Martina, ma dicono che la vitamina C è fotosensibile, quindi non si può utilizzare di giorno. Ecco, smettete di seguire queste persone, perché non conoscere la distinzione fra fotosensibile e fotosensibilizzante è piuttosto grave. A volte sento proprio anche da farmacisti, medici, insomma addetti ai lavori, professionisti che dovrebbero avere questa certezza e questo, diciamo, questa cultura, almeno questa di base. Quindi la vitamina C si ossida alla luce ma non fotosensibilizza la pelle, anzi quando è sulla pelle lei si ossida impedendo che la vostra pelle subisca i danni della luce. Quindi deve essere stabile e la luce e il calore fanno perdere questa stabilità e quindi anche la sua efficacia. Il secondo è che deve essere biodisponibile, perché non tutte le forme di vitamina C sono biodisponibili. Perciò cosa dice la ricerca? Che la formulazione di questa vitamina C deve essere particolare. Innanzitutto i derivati, e ve li leggo per non saltarne neanche uno: magnesium, ascorbil, ve li scrivo nella descrizione così potete riscontrare se avete un prodotto a base di vitamina C, se questi sono presenti nel vostro prodotto. Quindi magnesium, ascorbil fosfate, ascorbil 6 palmitate, dehydroascorbic acid. Questi non sono biodisponibili, mi dispiace se li avete comprati, mi dispiace per chi li produce. L'unico biodisponibile è l'acido ascorbico, ma è anche quello, essendo vitamina C pura, è anche quello meno stabile.
Quindi anche lì, se all'interno di un siero, di una crema o di un prodotto c'è l'acido ascorbico, ma è già stato formulato, preparato e messo lì mesi fa, un anno fa, 2 anni fa, di quella vitamina C purtroppo non c'è più niente. Quindi è importante che sia acido ascorbico, ma che sia preparato al momento o per pochi giorni. È sempre a riparo da luce e da calore. Questo aspetto è indispensabile, così come lo è la percentuale. La vitamina C, per far qualcosa sulla pelle, deve avere una percentuale dall'8 al 20%. Se c'è un 3% di vitamina C sulla vostra pelle, non succede praticamente quasi niente. E se pensate, sì, ma io l'ho vista un po' migliorare, molto probabilmente legato ad altri aspetti che ci sono all'interno di quel prodotto, ma non certo a tutto il potenziale che potrebbe avere la vitamina C e che nel caso specifico, casomai, non ha. Perché se è un derivato della vitamina C, come vi ho elencato, o è una vitamina C che non ha, è già lì da un po', mi spiace ragazze, state applicando il niente. Non solo, il prodotto per far sì che questa vitamina C venga assorbita, perché vi garantisco che applicando, vi garantisco, lo dice la ricerca, applicandola 2-3 volte al giorno, la vostra pelle aumenta proprio il livello di vitamina C nella cute, e questo è misurabile. Quindi aumenta il livello di vitamina C se la vitamina C che state utilizzando è acido ascorbico puro, preparato al momento o quasi, al riparo da luce e da calore, e deve avere come risultato finale un pH intorno a 3,5 o inferiore addirittura a 3,5, perché se non ha queste caratteristiche la vostra pelle non lo assorbe. Quindi in tutte le altre modalità e possibilità non è stato riscontrato un aumento del livello di vitamina C nella cute. Perciò è importante che la vitamina C sia pura, ciò acido ascorbico, preparata al momento, che il suo risultato finale del preparato sia un pH intorno a 3,5. E se possibile, ad esempio, vi porto ad esempio la nostra, non solo ovvio a tutte queste caratteristiche, ma abbiamo scelto una vitamina C, un acido ascorbico in ciclodestrine. Cosa sono le ciclodestrine? Sono come delle palline, non sono come dei derivati, degli zuccheri che la proteggono e fanno sì che questa arrivi integra all'interno della cute. Non solo viene preparata al momento, quindi la sua acidità è senz'altro quella richiesta, e il lipido con cui viene preparata non è un banale lipido, contiene oleox e cruox, 2% e 2%, quindi è un altro 4% di antiossidanti che si somma a una vitamina C in ciclodestrina al 17%, per preservare la vitamina C, far sì che arrivi con tutta la sua potenza sulla vostra pelle e che al tempo stesso abbia una sua funzione. Quindi deve essere stabile, biodisponibile e deve fare quello che promette. Infatti tanti mi dicono: Martina, ma la tua vitamina C costa tantissimo. Quindi, ma non domandate a me perché costa così tanto, perché formulare una vitamina C in questo modo ha costi altissimi. Domandate a chi vi fa pagare un siero 40, 50, 30, 60 euro perché vi sta prendendo quei soldi, dal momento che la vitamina C in quel caso non serve a niente, o quasi. Perciò, come sempre, un po' di zizzania, però tutto quello che dico, ragazze, è inopinabile, quindi è così. Un abbraccio, spero sia stato interessante, perciò oculate, andate a leggere l'INCI, se non avete la nostra vitamina C, andate a leggere l'INCI, la vitamina C che avete, e se volete tutte le domande sono qui a disposizione per tutte le risposte. Come sapete io rispondo sempre, perché sono una professionista. Alla prossima!